E ciao a tutti ragazzi, io sono Mattiz e benvenuti in questo video leggendario. Non so come descriverlo se non come un video leggendario, perché da come avete letto dal titolo, oggi andremo a giocare per 24 ore a Brawl Stars, un'intera giornata utilizzando solo brawler leggendari e cercando di trovare solo brawler leggendari, perché questo è il mio account bellissimo, incredibile, fantastico e mezz'età Mattiz, no? E da come potete vedere qui abbiamo uno Spike, abbiamo Corvo, abbiamo Leon, abbiamo Sandy, abbiamo Ambra. Insomma, abbiamo un sacco di brawler leggendari. Il piccolo problemino è che qui, se andiamo in fondo, Sbadaclamb, ok? C'è Meg, brawler leggendario, ultimo brawler leggendario aggiunto su Brawl Stars, che io ancora non ho sbloccato. Capite? Cioè, è una pazzia, è fuori di testa questa cosa. Non è proprio possibile che io non abbia un brawler nel mio account principale, un brawler leggendario più che altro. Quindi mettetevi comodi, prendete i cornetti canutella, mangiatevi una carbonara mentre guardate questo video, che fa sempre bene, perché ci saranno tantissime cose da fare per questo video super speciale. Vi chiedo solamente una cosa: lasciate un bel mi piace se volete altri episodi extra large come questi di Brawl Stars. Proviamo a superare i 5.000 like. Allora, come prima cosa, abbiamo ben 375 gemme. Questo è lo shop di oggi e purtroppo non ci sono mega casse in offerta. Scherzo, una ce n'è in offerta. Vabbè, tanto apriamoci questa, così che se tipo becchiamo il brawler leggendario nella cassetta gratuita, ragazzi, io stoppo il video, lo chiudo qui a 2 minuti di durata, non me ne frega niente. Comunque, abbiamo un po' di cose da shoppare perché abbiamo ben 375 gemme da utilizzare e abbiamo invece tanti bei brawler leggendari da provare. Dobbiamo portarli tutti quanti almeno al grado 20, come il nostro Corvo e come il nostro Leon, eh? Abbiamo Spike al grado 16 con 367 coppe, poi abbiamo due nabboni scarsoni clamorosi, cioè Sandy e Ambra, che praticamente non utilizzo mai. E il primo brawler con cui voglio partire è proprio Ambra. Facciamo in questo modo: se vinco la partita poi apro una cassa tipo ricompensa. Ci sto. Abbiamo 24 ore a disposizione, possiamo fare letteralmente tutte le modalità, ma io voglio proprio iniziare con una modalità di quelle stranissime, tipo le candidate del giorno, che mi fanno troppo divertire, che praticamente sono le mappe create dai fan, no? Ed è, cioè, fanno delle mappe a dir poco assurde, fuori dal normale, non c'è nulla di normale in queste mappe, ed è per questo che piacciono a me, perché io credo di non essere molto normale. Comunque, eccoci qui, pronti, scatenati, pazzi, mamma mia, ok, principessa che vota poi in giù, ma come ti permetti? Io sono ma no, ma questo è un amico! Ma no, non è vero mai! Non ci voglio credere, raga. No, sono un abocla... No, muoio. Ok, sono vivo. Raga, pensavo che la principessa fosse il mio compagno. Te lo giuro, incredibilmente tantissimo. No, vabbè, assurdo, ragazzi. Non chiedetemi perché pensavo che stessimo giocando a coppie. Ok, ricordiamoci che Ambra ha questo stranissimo colpo. Ok, forse non è proprio iniziata bene come partita, e forse Ambra non è neanche il miglior brawler per giocare in sopravvivenza. Non ci siamo assolutamente meritati di aprire la cassa, quindi adesso spostiamoci in una mappa in cui forse Ambra può essere più utile, perché guardate, mamma mia, guardate quanti colpi sta dando Ambra, che c'ha questa scia infinita di potenza, energia, non so manco io cos'è. Vabbè, comunque, guardala, è impazzita, raga, è impazzita Ambra, guardala, apostro godo. Oh mio Dio, ok, non abbiamo ancora fatto gol, quindi mi sembra abbastanza inutile esultare, sinceramente. Ok, andiamo all'attacco, vai ora. Oh no, vai, ok, l'abbiamo colpito un pochino. Per ricaricare però ci mette tantissimo, mamma mia, se ci mette tantissimo per ricaricare, assurdo. Ok, dai che ci dobbiamo aprire una mega cassa, coraggio, colpiamo tutti così, molto bene. Attenzione al povero Bull che viene fatto fuori. Attenzione a Mortis che viene fatto fuori. E forse Sandy la facciamo fuori noi. E invece no, scherzo, perché ho appena finito i colpi. Ok, non stiamo giocando affatto male, falsacchiotti. Il gruppo MZ vincerà sempre. Ricordatevi, inserite tutti il tag MZ se giocate a Brawl Stars, perché sennò siete dei nabbi clamorosi. Attenzione, ci attacca Mortis. Meno male che abbiamo difeso bene. Ok, allarghiamoci. Attenzione a Sandy. Ok, colpita tantissimo.
Mamma mia, stiamo partendo all'attacco. Con quale cattiveria, con quale potenza. Attenzione verso Sandy. No, stanno iniziando ad attaccare troppo per i miei gusti ora. Io non so neanche cosa fa il gadget, sinceramente. Ok, allora proviamo a fare così. Spariamo gadget e lascia tipo una specie di pozzanghera che fa più danno tipo la super. Oh, però basta, siamo letteralmente chiusi in difesa qui da mezz'ora. La partita sta per finire, aiuto. Ok, allarghiamoci, andiamocene dall'altra parte. Attenzione a Mortis. No, qui dobbiamo scappare. Lanciamo la super, colpiamo così. E abbiamo fatto fuori Bull, signori. Abbiamo fatto fuori Bull. Ma loro continuano a pushare. Ma non è normale sta cosa. Oh, fatelo fuori. Ok, forse abbiamo la nostra possibilità di fare gol all'ultimo secondo. Attenzione, Bull, lo elimino io. Ok, lanciamo la super qui. Ok, attenzione, all'ultimo secondo. Vai, sì. Gol! Sì, così! 1-0 per l'MZ Matiz, così. E andiamo di gadget. Babba mia, se eliminiamo tutti. All'ultimo momento, Matiz segna il gol ed è anche il migliore. Beh, direi che questa volta la cassa ce la siamo meritata e come. Ricordiamoci che questo è l'episodio leggendario speciale di Matiz. Siamo in un episodio unico perché non farò mai più un video in cui uso leggendari per tutta la giornata di oggi su Brawl Stars. Quindi godetevi il video fino alla fine. Ma ora andiamo a trovare l'ultimo leggendario su Brawl Stars, Meg, perché io sono sicuro che si troverà proprio in questa cassa. Ti prego iPhone, ti prego. Prego iPhone. Ok, abbiamo 5 skip. Non fa niente. Ci potrebbe essere comunque lo skip luminoso. Ci potrebbe essere. Ma non è questo il momento. Peccato. Devo essere sincero. Peccatissimo. Guarda, quasi peccatissimo. Niente da fare. Football se ne va a fare la pipì. Perché noi adesso cambiamo sia brawler che modalità. Vorrei fare una partita con il mio Leon 24 carati. Guardalo. Guardalo come flexa la sua skin Leon tutto dorato. E ci mettiamo di nuovo la sopravvivenza dei fan. Sì, questa volta la voglio vincere. Vediamo che mappa assurda ci capita. La madre. Oh, ma sono tutti miei questi. Raga, ma sono il personaggio fortunato. Sono il personaggio fortunato di Brawl Stars. Ma cosa è successo, raga? Sono in mezzo alla mappa, c'ho tutte le casse. No way. Prendi tutto e scappa. Prendi tutto e scappa. Ma raga, ma non è possibile. Forse solo una persona spawna qui in mezzo con tutte queste casse. Vabbè, Brawl Stars ci vuole letteralmente far vincere allora. Allora facci vincere Brawl. Questa mi sembra un'ottima idea. Sì. Stai a vedere che in realtà queste casse le danno tipo a tutti gli altri. Ma non penso, perché vedete, questo percorso è fatto tutto con quelle jump, con quei salti. Cioè non è fatto per altre casse. Mi sta pushando? Ok, no, si è bloccato, raga. Il primo si è bloccato, non riesce ad arrivare da me, non ci credo. Raga, scontro finale. Scontro finale, non ha senso tutto ciò. Ma non è vero che sono il personaggio più fortunato della storia. Raga, sono a 14 gemme. Ma no, non è vero. Ok, teletrasporto. Ok, adesso potremmo fare tipo così. Saltino. Eccolo qui, è il primo, attenzione. Oh, ma non è che muoio. No. No! Io mi vergogno di essere uno youtuber. Cioè no, io non guarda, chiudete sto video. Basta, chiudetelo. Ciao, chiudete, non guardate più. Mi vergogno di essere un player di Brawl Stars con Leon 24 carati. Cioè, mi sono andato a perdere una partita con il primo che non stava facendo niente. E io che avevo tutte le gemme al massimo solo perché ho voluto fare lo sbruffone. E me ne sono andato via per andare a pushare il primo. Ma il gioco mi ha trollato e mi ha buttato nel veleno. Non potevo più tornare indietro. No, vabbè, raga. Sentite. Io voto di fare un'altra partita, eh. Io voto di fare un'altra partita, ma se stavolta non arriviamo primi. Oh, babba mia! Ma co... No, via subito da qui! Ma via istantaneo! Via. Scappa. Allora, Leon deve giocare di astuzia. Leon deve giocare in mezzo ai cespugli, ricordiamocelo. Qui abbiamo un pocio da killare subito, istantaneamente, così, molto bene. Abbiamo anche un tick da killare, probabilmente. Ed eccolo qua. Attenzione, il primo.
Attenzione al nostro, il primo che sta iniziando a scappare. Povero il primo. Come se non ti prende. Sì, però non mi deve prendere lui. Ok. Attenzione. Ma Bull mi ha fregato la kill. Bull mi ha fregato la kill. Molto interessante. Ma adesso il povero Bull lo fa fuori, mattizzone gold. Oh, molto molto bene. La situazione inizia a piacermi, devo essere sincero. Dove sono gli altri nemici? Andiamoci a vincere sta scontro finale. Mamma. Io me ne vado. No, raga, io me ne vado. Ditemi che non è vero. Di nuovo secondo posto per una morte assurda. Cioè, neanche a dire un mega combattimento. Sono stato trollato di nuovo da Dynamite, che mi ha letteralmente fatto esplodere in mille pezzi. No, vabbè, raga, basta. Io mi arrendo con Leon. Non ci meritiamo neanche questa volta di aprire la mega cassa e trovare il brawler leggendario Meg. Oh, mia povera Meg, non ti troverò mai. Una cosa che però possiamo andare ad aprirci a questo punto è questa cassa enorme. Vediamo un po' cosa ci dà. Abbiamo tre schippetti, attenzione. Attenzione! Così? Il premio di consolazione dopo queste due sconfitte a dir poco da abbandonare Brawl Stars per sempre? Ok, ok, calmi. Calmi. Vediamo un po'. 3, 2, 1. Ah, gadget. Che chi ne vuole gadget di Byron? Ma chi se ne frega? Vabbè, dai, non arrabbiamoci. Effettivamente non ci meritavamo neanche di trovare Meg adesso. Comunque, una cosa che potrei fare è qualche missione con un brawler leggendario. Se c'è, non lo so. No, non c'è nessuna missione con brawler leggendario. Ma abbiamo 8 vittorie in Foot Brawl. Ecco, questa è una cosa che potremmo fare. E magari stavolta cambiamo anche brawler e utilizziamo la piccola Sandy. Anzi, il piccolo Sandy che non utilizziamo mai, poverino. Pronti, entrare in gol. Dai così, coraggio. Dai che dobbiamo fare un bel gol, eh. Ora voglio vincere questa partita. Non voglio secondi posti. Non voglio niente di tutto questo. Allora, Pocio, te fai una brutta fine. Te l'avevo detto. Ok, attenzione che Shelly fa malissimo. No. Non mi piace per niente. Non mi piace per niente questa situazione. Passiamo la palla in avanti prima che sia troppo tardi. Ed eccola qui. Guarda la Shelly come pusha. È impazzita Shelly, raga. Ok, attenzione. Calmi, manteniamo la calma. Shelly pusha e io l'attacco. Non sono male questi due nemici, eh. Non sono per niente male. Ok, attacchiamo Pocio, benissimo. Sono pronto a lanciare questa qui in mezzo. E vai così. Senza paura. Oh, aiuto Shelly mi fa paura. Infatti, mi ha fatto troppa paura. Non è che sembri proprio la partita più facile del mondo questa, eh. Devo essere sincero, manca ancora tanto tempo, lo so. Però, ecco, beh, che dire, siamo ancora 0-0. Eccoli che ripushano. Pronti in attacco, spara, colpisci. Usiamo la super. Molto bene. Difendi. Ok. Ci siamo. Ora andiamo noi a fare gol però, amici miei. Ok, entra in porta. Ma perché ha tirato? No! Ma non ci voglio credere mai nella vita. Usiamo di nuovo la super, vediamo quello che riusciamo a fare. Push, ok. Andiamo ad eliminare anche lui. Ok, Matiz. Ok, qui ci voleva la mia skill, qui ci voleva la mia skill per fare gol. E adesso difendiamo all'infinito. Ok. Calmi, c'è ancora molto da fare, mancano ancora 40 secondi. Qui è meglio chiudere con un altro gol a questo punto. Bellissimo passaggio da parte del mio compagno. Io faccio fuori lui e quello non entra in porta, ma sbaglia ancora una volta. Io voglio impazzire. No, cioè, è la seconda volta che quel brawler di cui non ricordo neanche il nome sbaglia davanti alla porta. Io non so cosa dirvi. Sì, guarda che adesso ci fanno pure gol questi, Stai a vedere che ci fanno pure gol. No, Ok, eliminiamo Shelly. E attenzione, Matiz è partito sulla fascia. Potrebbe tentare la pazzia. La pazzia del Matiz non funziona. Ok, va bene. Facciamo che va bene vincere 1-0. Il gol mega galattico non l'abbiamo fatto, ma ci possiamo accontentare. Niente da fare. Sono il migliore anche questa partita. Su Foot Brawl vinco sempre. Su sopravvivenza vengo trollato proprio in modi bruttissimi invece. Ok, questa volta direi che la cassa ce la siamo meritati. Io direi di andare a shoppare questa volta una bella cassa. Mega cassa. Vediamo cosa ci fa trovare. 80 gemme per noi. Guardate i 6 skip tra 3, 2, 1. Bam.
Niente, sei skip. Ok, scherzavo. Abbiamo trovato punti di Stu, abbiamo trovato Maxine. Per attenzione, perché potrebbe esserci comunque. Oh no, basta. Ma perché le mega casse non mi fanno trovare più niente? Ah, niente ricompensa per noi. È arrivato il momento del mio brawler preferito. È arrivato il momento del mio brawler preferito. Assolutamente sì. Il mio Corvetto. Guarda, gli metto anche la skin, quella classica, quella normale. Eccola qui. Mamma mia, quanto è bello. Sì, spero lo dovrei selezionare poi. Quanto è bello il mio brawler preferito. Dovete sapere che è il primo brawler leggendario che io ho trovato. E l'ho trovato quando Brawl Stars non era ancora uscito in Italia. E oggi lo utilizzeremo. Sicuramente non per giocare a Raid, perché mi fa schifo. Però invece una bella partitina in rapina. Non ce la toglie nessuno. No, no, una bella rapina non ce la toglie nessuno. Mi raccomando, Mattiz, vedi di non fare cavolate, eh. Non gioca rapina da tanto tempo. Dobbiamo andare a prendere la loro cassaforte. E se Stu non inizia a giocare, probabilmente noi perderemo la partita. Orca miseria, non l'avevo visto il teletrasporto. Ci pushano così. Mamma mia, tocca attivare subito il gadget. Ma ci vogliono distruggere. Oh, fatelo fuori. Oh, no, raga, no. Non è normale questa cosa. Fate fuori quel maledetto Frank. Ok, attenzione a Barilozzo che mi pusha, mi va. No raga, abbiamo perso. Forse Corvo, lo ammetto, non era proprio il brawler più adatto da utilizzare, devo essere sincero. Sì, abbiamo perso. Abbiamo ufficialmente straperso la partita. Probabilmente non abbiamo mai perso più di così, in realtà. Io posso pure difendere quanto vuoi. Oh mio Dio, Mattiz! 1%. Vado all'attacco. Tutto io. Faccio tutto io, raga. Vado io. No, ok, abbiamo perso. Abbiamo straperso, ma proprio con una quantità di perdita. Oh, forse no. Attenzione, abbiamo difeso. Frank è pronto al teletrasporto, invece no. Vado all'attacco io. Vado. Ok, stiamo rompendo le scatole a Frank in un modo assurdo, solo che ora stanno pushando. Ora pushano. Proviamo a utilizzare la super. Siamo ancora vivi. Vabbè, niente da fare. Ok, ho capito. Corvo non è il pro di questa modalità, però mi sono divertito. Diamo un'altra possibilità al mio Corvetto. Magari questa volta ci proviamo una partita in Raffa Gemme, che forse è un po' più adatta per Corvo. E se perdo anche questa, ciao Corvo. Avete capito bene, dopo due sconfitte cambiamo brawler. Questa è la prossima sfida. Tanto possiamo fare tutto quello che ci pare. Abbiamo la giornata intera per giocare. Ok, let's go MZ Mattiz. Fai vedere di cosa sei capace. Ok, qui dobbiamo giocare di supporto. Non devo prendere io le gemme, secondo me. Oppure sì, potrei prenderle io, però devo giocare sempre dietro una volta che le prendo. Tipo adesso. Ok, adesso giochiamo di difesa. Io devo difendere. Ricordatevelo, io devo difendere. Ok, vedete, colpiamo dalla distanza e quando è il momento ci andiamo a prendere una gemmina, siamo morti. Vedete, tutto sotto controllo, era proprio la strategia che volevo, morire. Sì, era proprio quella la strategia che volevo, era proprio quella. Ok, smettiamo di fare ste cavolate, per favore, smettiamo di fare ste cavolate, prendiamoci un po' di gemme, andiamocene via prima che sia troppo tardi, ho detto via! No, sta andando malissimo! Dai, non voglio sostituire Corvo subito. Vediamo di recuperare un attimo. Ok, molto meglio direi. C'è ancora Tara lì, ma non fa niente perché ci prendiamo sia questa gemma che la prossima che spawna. Molto bene, conta la rovescia per noi. Let's go. Andiamo a colpire Dynamite, lo rallentiamo con il gadget. Oh no. Ho tutte le gemme io, aiuto. Aiuto raga. Aiutatemi, difendete, scappo via. Mamma mia, che pazzo ragazzo. Che ragazzo pazzo, sono morto. Sono vivo. Che skill, mamma mia. Mamma mia, cosa ho fatto. Sono riuscito a fare un dietro front, tipo un giro così, e me ne sono scappato via. Siamo i migliori. No vabbè, dopo questa, scusate, ma un'altra cassa noi ce la meritiamo, eh. Cioè un'altra cassa ce la meritiamo proprio a occhi chiusi. Ma proprio a occhi chiusi. Magari questa volta facciamo cassa enorme che ci porta più fortuna. Triplo skip, signori. No, niente. Niente cassa enorme che ci porta fortuna. Allora, considerate che io, dopo aver vinto questa partita, mi sento forte. Quindi voglio provare ancora una volta la modalità fan dei Brawl Stars. Ecco, appunto.
Ma cosa devo fare io qui? Ma dove vado con Corvo? Non vado da nessuna parte, mannaggia a me, mannaggia. Qui bisogna giocare random, proprio così, guardate, boom, boom. Oh, però ho preso una buona posizione, eh. Forse se la difendo, prendo una buona posizione, eh. Mi sono messo lì, mi sono incastrato per bene. Non è male, non è affatto male. Solo che devo recuperare la vita ora. Ok, buono, buono. Potrei tentare di rubare una gem. Non è vero mai nella vita, non è vero mai nella vita, non è vero mai nella vita. Potrei fare fuori lui però. Potrei fare fuori lui però. Ok, mi ha mandato anche la cosa. L'emoji. E vabbè, ora dove vado? Così, lo trollo. Lo trollo, no! Di pochissimo. E indovinate che è arrivato secondo. Mannaggia la miseriaccia ladra. Niente, niente da fare. Niente, oh, non riesco a vincere, Non riesco a vincere. Non la riesco a vincere la sopravvivenza dei fan. Ma io ve lo dico, prima della fine del video è come se la vinceremo. Ora però cambiamo brawler. Li abbiamo usati già tutti praticamente, tranne il nostro spikino e ovviamente la nostra Meg, che guardate quanto è bella, ma non la riesco a trovare. Spikino, questa volta mi devi far vincere su rapina, perché prima ci sono rimasto male che non sono riuscito a vincere. Quindi stavolta mi raccomando, fai vedere di cosa sei capace, mio piccolo Spike. Siamo tra gli sfavoriti, molto bene. Direi che si parte alla grande. Io mi posizionerei tipo qua, così. Ah no, non arrivano da qui. Attenzione, ci pushano. Ah, mi hanno fregato. Ok, mi hanno fregato, lo ammetto. Lo ammetto, sono stato completamente fregato stavolta. Facciamo fuori questo nabbetto. Ci pusha Ems. Mamma mia se mi ha distrutto Ems, ragazzi. Mamma mia se mi ha distrutto. Ma perché c'è Mr. P? No, Mr. P, non ti vedo da anni su Brawl Stars. Non puoi vincere ora. Oh no, oh raga, ma ci stanno rompendo tutto. Difendete. Vabbè, sentite, io vado a pusha. Orca mi se... vabbè, è niente, è niente. Neanche il tempo di andare a pushare che sono stato distrutto. Allora, siamo partiti male. C'è da dirlo, C'è da dirlo proprio completamente. Però stiamo recuperando forse. Perché ora pusho io. E ora pusho io. Però stanno arrivando. Stanno arrivando. Attenzione, attenzione. Attenzione così. Attenzione così. No, 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 no. Chi è che ci sta attaccando? Fatelo fuori. Ok, ok, l'ho fatto fuori io. Non c'è problema. Attenzione a lui. Ok. Mamma mia, così non riusciamo mai a pushare però. Dai, fate qualcosa. No, Edgar pusha. No, 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 non ce la facciamo. Questi adesso ci attaccano da sinistra con una potenza che voi in questo momento non ve la potete neanche immaginare. Eccolo lì, infatti. Mi stava già aspettando. Attenzione. Oh sì, Ems fatta fuori così ci serviva, C'è l'altro però, attenzione. No, no, Edgar. Attenzione, Edgar. Ok. Ok, no, 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 ok, 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 ok. Non riusciamo a pushare però, niente da fare. Stiamo andando male, abbastanza male, devo essere sincero. Eccolo che pusha, ok. Ma i miei compagni in tutto questo dove sono? Perché sto facendo tante kill io da solo? Ragazzi, andiamo a pushare, proviamoci, proviamoci. Dai, andiamo, 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 dai, ora, ora, ora o mai più, ora o mai più, ok. Butto quella, gli facciamo malissimo. No, niente, niente, scherzavo. Non, mai nella vita proprio. Cioè, io ho fatto 5% di danno. Oddio, 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 oddio. Forse un po' di più. No, ci siamo fermati qua. Oh, ma sta rapina non si vince proprio, Sta rapina non si vince proprio facilmente. Mamma mia. Beh, direi che possiamo anche cambiare modalità questa volta, Io proporrei un bel KO, che è una modalità che ancora non abbiamo provato ed è molto, molto carina. E soprattutto penso che Spike possa essere utile in una mappa del genere, anche se non ne sono completamente sicuro. Ricordiamoci che nella modalità KO, se ti fanno fuori, non rinasci più, Questa è una cosa che penso sia abbastanza importante da ricordare. Non so perché ho questa impressione. Ok, abbiamo letteralmente distrutto il primo che ci ha fatto sbloccare la super. Io vado a ferire lui. No, 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 no. No, no, scappa via. Scappo, no, sono morto io. Vabbè, niente, mi sa che questa è persa. Ok, forse Spike possiamo coronarlo come il peggior brawler che so utilizzare, Cioè proprio quello che so utilizzare meno di tutti. Edgar, devi fare una cosa che non so neanche io come farai a farla. Infatti non la farai perché sei praticamente morto. Invece no, attenzione che recupera la vita. Attenzione che recupera la vita, lo inseguono tutti. Impazzito, è impazzito Edgar, attenzione. Colpisce il primo, attacca il primo e... ed è ancora vivo, assurdo. Ma stavolta è andata,
stavolta è andata. Va bene, non fa niente. Abbiamo un altro round a disposizione. Questa volta devo giocarmela meglio. Devo giocarmela molto, molto più cauto. Dai una kill, ti prego. Sì. Questo round l'abbiamo rotto proprio completamente. Bam, spam, bam. Mamma mia, che cosa ho fatto con quella super. Ok, 1-1, adesso è importante, eh. Adesso è importante. Stiamo molto, molto attenti. Adesso è importantissimo. Ho già colpito lui, butto la super istantanea. Mamma mia, li ho chiusi tutti, attenzione. Ok, 2 vs 1. Sì, così. Questa era la vittoria che mi serviva. Mamma mia, è mezza da matti, sì, il migliore. E attenzione, perché adesso io ve lo dico. Se riusciamo con Spike ad arrivare i primi in sta cavolo di modalità sopravvivenza dei fan, la cassa la prendiamo mega, ok? Ve lo dico, non abbiamo ancora... Oh, siamo sempre arrivati secondi, l'eterno troll. Cioè, questo lo chiamo l'eterno troll, il troll infinito degli infinitesimi. Cioè, proprio una cosa... Guarda che mappa esce, ma cosa... Vabbè, ok. Vediamo un po' che succede. Qua è tipo una specie di maratona, un mega salto, un altro mega salto. Io non posso letteralmente fare niente, attenzione! Via! Cosa è successo? No! Sono vivo! Sono morto. Non vincerò mai queste modalità, eh. Vabbè, dai. Io direi che ce la siamo meritata comunque la cassa mega. Dai, facciamo che ce la siamo meritata comunque, perché ci farà trovare Meg. Vero che ci farai trovare Meg? Forse non ci farà trovare Meg, anche perché abbiamo 5 skip, di cui nessuno skip luminoso. Ragazzi, io non so più cosa dire. Salutiamo il nostro Spikeino e io direi di ritornare con la nostra Ambra per vedere se riusciamo a vincere la modalità rapina. Ricordiamoci che ancora non l'abbiamo vinta rapina. Abbiamo vinto tutte le modalità praticamente tranne sopravvivenza e rapina. E io direi che non mi accontento se non vinciamo la modalità rapina, non mi accontento per niente. Dai, concentrazione, signori, concentrazione. Facciamo vedere di cosa siamo fatti. Dai, iniziamo difendendo un po'. Ok, cerchiamo di non sprecare tanti colpi. Una kill per noi. Attenzione, il primo. Ciao, il primo, è stato un piacere conoscerti. Ok, mi sa che ora possiamo andare ad attaccare. Ottimo. Vai. Ok, perfetto, danneggiata tantissimo. Pronti di nuovo all'attacco, 3-2-1. Vai. Molto bene. Stiamo andando alla grande. Attenzione a Stu. Attenzione, lanciamo la super. Infuochiamolo tutto ed eliminiamolo. Eliminiamolo così, signori. E guardate ora che faccio. Butto pure il gadget qua. Boom. Spada boh. Che devasto. Ok, Ambra, mi sa che eri tu il brawler che mi serviva. Oh, attenzione adesso però, attenzione adesso. Mi ha fatto fuori Stu. 1% di vita, la cassa nemica è 1% di vita. Non provare ad attaccarmi di nuovo, Stu, non ci provare proprio. Ok, devo fare io l'ultimo 1%. Lo devo fare io l'ultimo 1%, signori. Lo farò io e così sarà. E invece no, sono morto. Ok, l'ultimo 1% l'ha fatto Eugenio. Anzi no, Colonnello Ringhio. Va bene, ok, scherzavo, niente 1% per me. E abbiamo completato anche una missione del Brawl Pass. Anche se non so se abbiamo sbloccato qualcosa. E invece sì che l'abbiamo sbloccata. Abbiamo 10 gemmine per noi. E abbiamo la cassa enorme, signori e signori. Attenzione, triplo skip. E niente skip luminoso però, uffa. Direi che con questa vittoria rapina Ambra si è aggiudicata un ticket per partecipare alla sopravvivenza. Io ci provo all'infinito, ragazzi. So che Ambra è il brawler meno adatto, però forse con una mappa così grande, che dite? Con una mappetta così. Oh, ma perché mi attacca così? Attenzione, attenzione, guardalo, che brutta fine che fa. No, non provare ad andartene, non ci voglio credere, sta recuperando la vita. Ma ora diventa più lento, Salutate il vostro amichetto, ciao bello. Ok, prenditi queste e ok, bene. Questa era la mappa che mi serviva, raga, la mappa gigante. Forse non è poi così male. Attenzione però, ok. Calmi, non so se c'è nessuno qui. No, non c'è nessuno. Siamo molto, molto attenti, soprattutto a questo tic che quasi facevo fuori. E quasi faceva fuori lui me però. Mamma mia, quanto è grande questa mappa, assurdo. È gigante. Mamma mia, la trappola mi stava per prendere. Ok, vado, appena si apre vado. Vai così.
Ok, però se adesso la elimino io mi rubate la gemma. Quasi quasi la lascio viva, Jackie. Attenzione, attenzione. Vai così. Ragazzi, non so cosa fare, ve lo giuro. Non so minimamente cosa fare. Più di fare così, io non so davvero che fare. Guardate, non si attaccano, non si attaccano. Non capisco perché giocano tutti insieme. Non io però. Uffa. Ok, ho capito, raga, ho capito. Non la vinceremo mai. Non la vinceremo mai sta modalità. Va bene, sapete che vi dico, non me ne frega niente. Io me ne torno in Foot Brawl, la mia modalità preferita. E se vinciamo questa ci apriamo un'altra mega cassa per trovare una volta per tutte. Avete capito chi, vero? Meg. Sì, perché questo è l'episodio leggendario di Mattiz su Brawl Stars. L'episodio dedicato ai leggendari, i miei brawler preferiti di Brawl Stars. Quindi devo trovare Meg. Non c'è niente da fare. Non c'è proprio niente da fare. Stiamo molto attenti ai nostri nemici. Attenzione che questo mi fa scivolare. Infatti mi ha fatto fuori. Mi ha fatto fuori, sì. Non perdiamoci d'animo. E soprattutto non perdiamo la concentrazione, perché ce la possiamo ancora, ancora fare. Coraggio, coraggio, coraggio. Dai, dai, dai. Ok, perfetto. Ok, vai all'attacco. Siamo ancora 0-0, ricordiamocelo. Ricordiamocelo che siamo ancora 0-0, Attenzione a lui, attenzione energetic. Molto bene, abbiamo fatto una kill. Ma stava per farsi autogol quello. E ora subisci. E ora subisci la mia potenza, signore mio. Ok, Gelindo. Ok, mio caro signore energetic, sei pronto a essere colpito di nuovo? No, perché ovviamente sono morto io. Mamma mia, queste partite sono sempre iper combattute, Si gioca sempre tutto alla fine, però attenzione perché qui potremmo, potremmo infatti far fuori qualcuno. Ora lui, guardalo Gelindo come si diverte. Ma stavolta do fuoco a tutto quanto, Attenzione, attenzione, guarda l'energetic di nuovo. Basta energetic, hai rotto. Mancano 50 secondi. Sempre più difficile, io nel dubbio metto le emote di Ambra. Sì, secondo me quella è la strategia migliore. Abbiamo il gadget a disposizione. Lo utilizzerei ora. Ed è servito, mamma mia se è servito. Grandissima Ambra, grandissima Ambra. Attenzione a Colette. Oh yes, ciao ciao Colette. Dai che è rimasto solo in lui. È rimasto solo il signore mio energetic. Boom. Ok, ho dato fuoco a tutto, peccato che non siamo riusciti a eliminarlo. Ragazzi, noi siamo qui bloccati in attacco, non sappiamo che fare. Siamo letteralmente bloccati, io più di colpire Colette così, ok. Potrei tentare di fare una roba del genere, vai. Molto bene, abbiamo fatto fuori un altro brawler, ma c'è come sempre energetica a rovinare tutto, è assurdo. Niente, stavolta si va davvero ai supplementari, ragazzi. Però, attenzione perché sono chiusi nell'area. Posso usare la super. Eliminato per la super. Non c'è nessuno. Vai Gelindo. Ma no, ma respawnano. Respawnano in tempo. E ancora non è finita. Ancora non è finita. Dai. Ora probabilmente ripartiranno loro in attacco, infatti. Però è stato un attacco molto molto banale, perché la palla l'abbiamo ripresa noi. Attenzione. Attenzione, è partito. Partito, attenzione, killato anche lui. Ok. Ok. Lui usa il gadget. Sì che ho usato il gadget alla perfezione. Ma sto gadget è assurdo, ragazzi. Allontanano la palla. Puntano al pareggio questi, Puntano al pareggio. Tieni. Io attacco. Ok. Vai. Tira sta palla. Passamela. Passamela. No. Sì. Oh, yes. Yes così. Yes così. E siamo anche migliori. Beh, dopo una vittoria all'ultimo, così proprio all'ultimo momento, estrema, incredibile, io direi che è arrivato il momento di aprire la nostra. Attenzione perché possiamo aprire in realtà prima una cassa enorme e poi la mega cassa. Vediamo, parte finale del box opening, signori. Triplo skip anche qui. Niente skip luminoso. Punto tutto su questa mega cassa. Se troviamo Meg qui, questo diventa ufficialmente il video più leggendario della storia di Brawl Stars. Attenzione, signore e signori. 5 skip per noi. 30 BB. 34 Nita. 37 Ems. 8 Bit. E Mr. P. E abbiamo anche il bonus. Niente da fare, non ci voglio credere. Mi sembra davvero una presa in giro, ve lo giuro. Qui non è che abbiamo qualche altra cosetta da aprire. Niente, niente di niente di niente. Che dire, spero davvero che questo video speciale vi sia piaciuto. Cliccate sui video che sono comparsi in questo momento. E ci vediamo con una prossima maratona di Brawl Stars. Ciao ciao.